Beni non essenziali, i piccoli commercianti contro le grandi catene. E da una protesta all'altra, sempre in tema economico legato alla pandemia, i piccoli commercianti scrivono al governo chiedendo un intervento contro le grandi catene che sembrerebbero non rispettare il lockdown. Concorrenza sleale e mancato rispetto delle norme anti-Covid, queste sono le accuse mosse dalle associazioni dei piccoli commercianti. Scoppia la polemica tra i piccoli commercianti indipendenti e le grandi catene, accusate di vendere beni non essenziali durante il lockdown. Le associazioni dei commercianti indipendenti hanno chiesto al governo di intervenire presso le grandi catene come The Range, Carpet Rite o Ryman. Una concorrenza sleale, secondo l'associazione Bira, che raccoglie 3.000 associati indipendenti. Le grandi catene stanno vendendo i beni non essenziali, compresi molti articoli natalizi, lasciando così le briciole ai piccoli, quando potranno riaprire in dicembre e sperare nelle vendite per le festività. Le linee guida del governo hanno vietato la vendita di beni non essenziali nei supermercati e nei grandi stores, ma queste imposizioni non vengono rispettate dalle catene, secondo le associazioni del piccolo commercio. Il governo avrebbe perso il controllo della situazione e il settore del commercio si starebbe trasformando in un far west. Altre grandi catene, come Marks & Spencer, che avevano chiuso i loro reparti di merci non essenziali, hanno annunciato di volerli riaprire questo giovedì. Le grandi catene, che stanno già violando il lockdown, sembrano indifferenti alle richieste dei piccoli commercianti e delle linee guida del governo. Carpet Rite ha annunciato che manterrà aperti i reparti non essenziali, aspettandosi una richiesta molto alta dai clienti, con la scusa che i lavori edili rientrerebbero nella categoria di beni essenziali. Le altre catene accusate hanno giustificato il loro comportamento con diverse scuse e ora si attende un intervento deciso del governo, o anche i piccoli prenderanno la via della ribellione. Questa puntata è offerta da Bellissima Pizza, 100% made in Italy. I nostri kit sono l'ideale per stare insieme, divertirsi e godersi una pizza italiana. Ordina oggi e ricevi domani a casa in tutto il Regno Unito.